non è pericoloso, mentre il Parma è pungente. Adesso Sucura rientrava però dall'offside, allora Farina fischia il fuorigioco. Quadratura per il giocatore turco che, il povero quarto uomo, continua a reggere la lavagna elettronica. Il colpo di testa di Ferrari, poi Sucur fa da sponda per Bogosian. Attenzione, Di Vaio, nuovamente l'uno contro uno contro Ciamotta. Ancora Di Vaio, entra in aria, la battuta ed è un gran gol da parte di Di Vaio. Situazione praticamente identica a quella precedente. Stato in vantaggio il Parma al quarto d'ora del primo tempo. Un vantaggio, Beppe, che mi sento di poter dire meritato. Con lo stesso Di Vaio. Adesso il lancio di De Lucia, si cerca Sucur che fa scorrere ancora per Di Vaio. L'anticipo di Maldini. La palla recuperata però da Diana, poi Sucura, questa volta però parte in posizione di offside, e allora il calcio di punizione per il Milan, sconsolato Taffareu, che si è prodotto un guaio presumo muscolare alla C, in profondità finisca per fare un po' il gioco della difesa del Parma, che si muove benissimo. Sì, no, si stanno comportando molto bene i giocatori del Parma, la difesa bene con Bocos davanti, che dà sempre sicurezza, si alzano al momento giusto, che in questo caso hanno fatto andare in profondità. Contrato in partenza, ancora Ambrosini, alle sue palle Serginio a disposizione per il cross, tocca ancora Serginio, non si intende con Ambrosini, alla fine il pallone esce, azione molto confusa, sia pure vivace. Potrebbe anche andare a servire Diana, infatti che riceve quest'ultimo. Lancio per Sucur, velocità contro Maldini, naturalmente su questo terreno Maldini ha pochi, fallo per evitare di sprecare un'altra sostituzione. Adesso a Sucur, questa volta bene su Nakata, ancora il giapponese che cerca il lancio per Di Vaio, si promette però Gattuso, questo ragazzo. Sì, sì, molto bene, sicuro, tranquillo per quello che ci ha fatto vedere, ha fatto un'uscita un po' pericolosa, però insomma ha sventato un pericolo anche lì, quindi diciamo finora ha fatto bene. Con l'impiego di Serginio come uomo di fascia, probabile allora che nel secondo tempo Ancelotti rischi Pirlo come trequartista. Anche calcio d'angolo per il Milan, nuovamente Pirlo, traiettoria identica a quella precedente. Questa volta più deciso l'intervento di Hakan Şükür, naturalmente anche lui a dare manforte in fase difensiva. Ma adesso subisce l'iniziativa da parte di Diana, che può mettere in mezzo, c'è una cattura sul secondo palo, Şükür si avvita bene, ma è ben piazzato Abbiati. Era una situazione rischiosa perché sul secondo palo stava tagliando indisturbato Nakata. Sì, ma anche questa non era male, che ricordo. Il Parma con Nakata, Di Vaio, Şükür tenga in pressione tutta la difesa del Milan. Questo è il precedente colpo di testa di Hakan Şükür. Mette in affro laterale, in piedi, Carletto Ancelotti, sempre molto concentrato. Şükür si ferma, l'appoggio per Diana, cerca il tiro cross, ed è quasi un tiro con Abbiati, che aspetta che il pallone varchi la linea di fondo. Senza nessuna difficoltà. Superato il quarto d'ora del secondo tempo, Maldini resta in zona d'attacco, il cross di Pirlo, addirittura Şükür a mettere fuori, adesso però c'è solo Milan in avanti. Aspetta questa volta la chiamata del collaboratore di Farina, quindi tutto da rifare, sempre 1-1 il punteggio. Con Ambrosini, che comunque era stato molto pronto a deviare verso la rete. Adesso ancora Parma con Diana, parte il cross, c'è la deviazione di Calazze, corre Abbiati ed evita il calcio d'angolo. Attenzione perché un 3 contro 4, Abbiati in mezzo per Di Vaio che fa scorrere, poi Şükür, ancora Di Vaio, c'è libero Nakata, non lo vede Di Vaio, vede tutto in compenso Lausen che salva il Milan in calcio d'angolo, e anche stavolta il Parma non ha gestito bene un contropiede che poteva finire molto meglio. Di Vaio sul primo tocco non l'ha fatto bene, guarda qua se l'è portata avanti male, se l'è portata avanti verso Lausen, invece doveva allargarsi dall'altra parte, gli aveva già preso un metro, però il suo primo controllo non è stato felice. Altro cambio, sentiamo tutto da Simona Rocca. Simona. Sì, entrerà Nikud e uscirà Hakan Şükür. È un Carmignani che ci crede, Nicola, perché continua a incitare i suoi e ha detto dai che possiamo ancora vincere, lo ha detto anche a Nikud. Naturalmente sarebbero tre punti pesantissimi per il Parma, che salendo quota 37 di fatto si assicurerebbe la certezza di rimanere anche il prossimo anno nella massima serie.